gentili telespettatori, ben ritrovati. Interrompiamo le nostre vacanze, le vacanze di malgrado tutto Crotone c'è, perché a gentile richiesta vostra e dei nostri sponsor, noi siamo ben lieti di ritornare a farvi compagnia. Bene, sono nell'Atlantis, questa è la terrazza con la veduta sul mare, come potete vedere c'è una panoramica meravigliosa. Questo è il nostro territorio, questo è il nostro mare, queste sono le nostre meraviglie. Quindi bene, partiamo subito, andiamo ad incontrare il signor Villirillo e facciamo una panoramica per raggiungere l'acquapark. Gentili telespettatori, vi accompagniamo in questo meraviglioso posto, l'Atlantis. Venite con me perché vi facciamo vedere le varie uscite al mare per poter raggiungere appunto le nostre meravigliose spiagge. Oggi c'è un vento bellissimo, non è fastidioso per niente, anzi ci mantiene freschi, e io direi che possiamo mandare anche un RVM della nostra Valeria Nicoletta, una delle nostre artiste crotonesi, una cantante che partecipò appunto al Festival di Sanremo con una canzone dedicata alla sua città, che intitolò Vientu Vientu, e questa è proprio la giornata adatta per quella canzone della cara Valeria. Ciao Valeria, un bacione. Scina senza freno, tuverno che la culla da burrasca, doppio suvento su la terra aperta, oppure dinta l'anima in una frasca, doppio suvento volenti capigi, e l'inchi campi cura seminanza, capo volare fino a due vestigi, si sparpagliate dinta lontananza, vento vento va. Scarabocchiando con un fiato cielo che ne nuvole. Vento, vento va, cambiando rotta tutto ciò che noi chiamiamo i pensieri e i desideri. Venti panna roba arcuna, ungiate su un odore spiritoia, e batte con una mano ribordona, scantanna gente dormisciuta oscura, e rumoroso scendere di cucina, già senti sonni tutte le creature, e ne sciopore sopra le camine, oppure tale crepe derivura. Scarabocchiando con il fiato in cielo, con le nuvole. Vento, vento va, cambiando rotta tutto ciò che noi chiamiamo i pensieri e i desideri. Propizio vento, tu sarai mi porta, spazza via dolori arradicati, amori e cose di sa sorta, occhi perduti e baci appassionati, propizio vento d'inta casa mia.
qui si scende al mare, come vi ho detto prima. Guardate, potete vedere che meraviglioso mare abbiamo, è cristallino, in questa giornata meravigliosa. Simpaticissimo, ciao, come ti chiami? Buongiorno, Francesco Buscema. Francesco, oggi è un compleanno, il compleanno di un bambino? Sì, abbiamo anche, oltre all'animazione del parco del Lido, andiamo a fare anche una sorta di animazione per il compleanno di un cliente dell'acquapark. Che si chiama Checco, mi pare. Si chiama Checco. Buon lavoro, ti lascio subito. Grazie anche a voi e vi aspetto qui all'acquapark. Senz'altro, ciao, buona estate. Siamo qui in questa spettacolare domenica di metà luglio all'Atlantis Aquapark. Solo per voi, per farvi divertire, l'acqua fresca e bella, vale? Vai! Bene, vi aspettiamo tutti all'Aquapark dell'Atlantis. Guardate, alle mie spalle ci sono le vele, è una giornata favolosa questa, c'è il vento giusto, veramente propizio, quindi buon divertimento all'Aqua Park dell'Atlantis. Noi siamo in attesa di incontrare il signor Villirillo e intanto vi regaliamo questi momenti di vera felicità di una meravigliosa estate. Sono in compagnia, siamo sulla riva del mare, questo meraviglioso mare, il nostro mare, quindi il Mar Ionio, che è uno dei migliori mari, mi conferma, col titolare dell'Atlantis, che è il signor Villirillo. Buongiorno. Buongiorno. Niente, siamo in spiaggia, una bella domenica mattina, diciamo, il nostro mare si distingue perché è brillante. Quest'anno diciamo che la stagione è iniziata abbastanza bene. Quindi siamo partiti bene, io ho visto anche su, c'era l'animazione, c'era abbastanza gente, ci sono turisti quest'anno? Sì, l'acquapark quest'anno l'abbiamo aperto prima, contestualmente la domenica di questa mattina c'è parecchia affluenza, gli scivoli sono già aperti, la struttura è aperta e qualche turista rispetto anche all'anno scorso si sta cominciando a vedere. Diciamo che come inizio al momento non ci possiamo lamentare. E questo è un punto strategico oltretutto perché siamo vicino all'Irto. Quindi è uno dei migliori posti della nostra costiera, e quindi mare veramente a tutti gli effetti, e sembra Capri oggi. No, l'Atlantis in questo si contraddistingue perché noi abbiamo un angolino di mare dove già dalla mattina la corrente, protetta anche dal promontorio di Capocolonna, classico Irto, inizia con questa brezzolina, spazza via tutto e il nostro mare è sempre scintillante e pulito, voglio dire. E lo contraddistingue proprio il mare, anche perché poi abbiamo qualche piccolo scogliettino che caratterizza un po', voglio dire, la spiaggia e la rende unica in tutti i suoi particolari.
Infatti la rende unica in tutti i suoi particolari. Io amo molto la mia città e l'amano molto anche i nostri telespettatori. La mia trasmissione si chiama Malgrado tutto Crotone c'è, perché noi siamo convinti e lo saremo fino alla fine che malgrado tutto Crotone c'è veramente. Siamo praticamente nella città più importante d'Italia, non dimentichiamo che questa è la città di Pitagora, di Milone, di Alcmeone, io non mi stancherò mai di dirlo, e soprattutto che tutto ciò che di veramente storicamente importante c'è nella nostra città è ancora in gran parte sommerso, quindi noi siamo qui con le nostre luci, con le nostre telecamere per far sì che questo sommerso possa riemergere per la felicità dei suoi concittadini, perché Crotone deve salire alla ribalta, lo merita, è sua, è un premio che gli spetta da sempre e che finalmente qualche giorno arriverà. Lei cosa ne pensa di questo? Vero questo, aggiungo in particolare che dobbiamo voler bene la nostra città noi, perché penso che l'aspetto turistico sia forse l'unico aspetto che al momento ci è rimasto da cercare di diffondere, di portare avanti questa iniziativa turistica, perché noi abbiamo un mare da invidiare a tutta Italia in tutti i sensi, ma difenderlo sotto tutti i punti di vista, dobbiamo volergli bene anche nel momento in cui sappiamo benissimo che nella nostra città, e non ne voglio parlare, abbiamo delle criticità assurde, anche in questo dobbiamo difendere la nostra città, affinché noi operatori turistici, noi operatori della città di Crotone, noi imprenditori in tutti i sensi, possiamo far distinguere in qualche modo il nostro prodotto e non magari influenzarlo sotto tutte quelle criticità di città sporco o altro, e come dire, in qualche modo tenerci stretto quello che abbiamo. Voi giornalisti, voi televisioni ci dovete aiutare, perché avete un ruolo predominante e importantissimo. Allora ci sta a dare la notizia, ma ci sta anche da darla costruttiva, al fine che il turista non deve ascoltare solamente che Crotone è una città inquinata oppure che tutte le varie problematiche di Crotone. Ci sta che alla fine debba dire, malgrado tutto, Crotone c'è, Crotone offre questo, Crotone deve venire qua, il turista deve venire qua. Se no, quando iniziamo? Deve cambiare la cultura. E voi, signora, giornalisti, TV, ci dovete aiutare. Bene, io ringrazio il signor Villirillo per questo suo sfogo e lo colgo tutto. Spero che dalla regia non taglino niente, perché è giusto così, il suo pensiero è un pensiero libero e io ritengo che sia anche giusto e onesto. E dunque sì, l'informazione sì, ma senza amplificare. E quindi va bene, io condivido. Tornando a questo meraviglioso posto, informiamo i nostri telespettatori, anche chi ci segue via internet, quindi da tutte le parti d'Italia, perché noi abbiamo 6.000 visualizzazioni a settimana, abbiamo raggiunto un ottimo traguardo. E sa perché lei? Lo immagina il perché? Lo so, penso che sia una TV seguita, voglio dire, in qualche modo, no? Poi penso che farete dei servizi sicuramente giusti, corretti, voglio dire, no, professionali da questo punto di vista. E anche io magari ho voluto anche approfittare di questa cosa per rendere e pubblicizzare la mia struttura anche con voi. E volevo cogliere l'occasione anche per ribadire, voglio dire, che noi all'interno della nostra struttura abbiamo praticamente la sala ricevimenti di Don Antonio, dove praticamente facciamo tutti i tipi di banchetti, i compleanni, i battesimi, soprattutto i matrimoni, con possibilità di fare servizi quali aperitivi direttamente sulla veranda panoramica che dà la sua vista a tutto il promontorio di Crotone, e poi in aggiunta anche, voglio dire, fare la torta oppure il buffet di dolce della frutta direttamente in piscina nell'acqua park, con la magica e suggestiva, diciamo, scenografia dell'acqua park.
Sì, noi l'abbiamo detto anche prima, l'acquapark che favorisce anche qualche perdita di chiletto in più che si è preso durante l'inverno, io ho visto che c'è un bel movimento e sono aiutati da un ottimo animatore che abbiamo conosciuto poco fa, e quindi acqua fresca, movimento, e questo non può che far bene. Naturalmente lo iodio che emana questo meraviglioso mare, volevo dirle che noi abbiamo 6.000 visualizzazioni a settimana, perché noi abbiamo un contatto e un confronto diretto con i nostri telespettatori, ci scrivono da tutte le parti e puntualmente gli rispondiamo. Abbiamo affrontato tante battaglie con malgrado tutto e devo dire che le abbiamo vinte tutte. Anzi, approfitto per dare una notizia importante ai nostri telespettatori, questo oltre che per i nostri sponsor, noi abbiamo interrotto le nostre vacanze perché abbiamo una novità, per una cosa per cui ci siamo battuti tantissimo, è la statua di Pitagora, quindi la realizzazione di questa meravigliosa opera creata dal maestro Gaspare da Brescia, e praticamente siamo quasi giunti al traguardo che ci eravamo prefissi prima, quindi portare a conclusione questa statua e riportarla nella nostra città. Questa è una notizia che ho il piacere di darvi, naturalmente ve la confermerò nelle prossime puntate, e per noi questa è una grandissima vittoria. Ci siamo impegnati con i nostri telespettatori perché a suo tempo vi manderemo un RVM di questa cosa, abbiamo chiesto aiuto ai nostri concittadini che in massa sono venuti e hanno contribuito economicamente alla realizzazione di questa statua. Quindi, gentili telespettatori, il vostro aiuto non è andato perduto e probabilmente avremo l'onore di tagliare il nastro di questa meravigliosa opera. Boom bang and I got the right away. No point in telling me I'm wasting time today. Lose change if you know the things I know. Every little bit of it I hit when I'm not at home. Home, such a funny little thought. Everybody thinks now that I gotta rock. Not true if you know what's best for you. Shut my eyes down now, can I get a deep blue? La Gucceria non è la formula di una nuova razza creata in provetta, ma 37 anni di strategia per un prodotto perfetto. Carni scelte e salumi certificati, selezionati e di qualità. La Gucceria di Cataldo e Salvatore Carolei vi aspetta in via Mario Nicoletta 22 Crotone, telefono 0962 27667. Mondo sommerso, acquari ornamentali su misura, pesci e piante tropicali, importazioni con arrivi settimanali di cani, gatti, animali esotici, uccelleria, vasto assortimento di mangimi e accessori per il loro mantenimento, con sconti del 10-15%. Mondo sommerso è in via Venezia 49-51, Crotone. Right away, no point in telling me I'm wasting time today. Lose change if you know the things I know. Every little bit of it I hit when I'm not at home. Home, such a funny little thought. Everybody thinks now that I gotta rock. Not true if you know what's best for you. Shut my eyes down now, can I get a deep blue? Io mi sono avvicinata qui perché vedo delle scritte Pitagoras, provincia di Crotone. Immagino ci sia qualcosa che parli di Pitagora o quantomeno che lo rappresenti. Vorrei entrare per vedere che cos'è. Mi seguite? Permesso? Buonasera. Buonasera. Scusi, io sono entrato, ho visto scritto Pitagora. Cosa c'è qui dentro? Cosa... Lei chi è intanto? Io sono Gaspare. Lei? Gaspare? Come? Gaspare da Brescia. Io sono Daniela Perri e noi facciamo parte di un programma che si chiama Malgrado Tutto Crotone.
perché secondo noi, malgrado tutto, Crotone c'è. C'è nella sua arte, c'è nella sua bellezza e soprattutto nella sua storia. Quindi io sono stata attirata dal nome Pitagora e sono entrata. Mi vuole spiegare cosa fate qui dentro? Qui dentro che cosa facciamo? Lavoriamo la creta, l'argilla. Vedo una statua gigantesca, quella è Pitagora? Sì, quella è un'immagine di Pitagora. Stupenda, per intanto possiamo dire questo. Grazie, molto gentile. È fatta su in creta, in argilla, e poi sarà fatta in gesso, cera e poi alla fine bronzo. Sono dei passaggi, insomma, tecnicamente è un po' complesso spiegarlo, sono 27 passaggi. Tutto questo verrà realizzato qui davanti a tutta la città. O a tutti coloro come lei, per esempio, curiosi, insomma. Io la conosco, so che lei è un grande artista, la conosco per i suoi quadri, ma questo è il massimo, secondo me. Questo è il bozzetto. La rappresenta in modo eccellente. Questo è il bozzetto? Questo è il bozzetto, sì. Questo bozzetto è in terracotta e lui è, diciamo, è il primo studio. È stato, non mi dica come è nato, insomma, è diventato una cosa solare ormai, non si sa. C'è. Questa realtà ormai è visibile, nasce in estemporanea e man mano è un work in progress, cioè ogni giorno questo lavoro si forma da sé. Sono io insieme a Nasi, che è stato uno dei primi, Yassin, sono uno è un iracheno, un altro è un algerino. E quindi su quella statua ci sono le sue mani più queste le mani di queste due persone. No, non solo loro, c'è un laboratorio interculturale, c'è un laboratorio di crotonesi, di maestranze crotonesi, artisti, artigiani, piccole imprese. Quindi non è solo fare una statua, lei entra in un posto che non è solo un luogo dove si fa una statua. È un posto dove si fa una nuova forma di impresa, una risposta all'immobilismo, anche imprenditoriale. Ci siamo alzati le mani. Una scossa di corrente per risvegliare i dormienti. Sì, un corto. No, i dormienti no, è un cortocircuito. No. I dormienti se dormono, dormissero, insomma, non mi riguardano. È un cortocircuito proprio nel vero senso della parola, è corto ed è anche un circuito. Questo circuito è corto perché è rapido nella sua azione, è circuito perché è intorno a Crotone. Quindi per un risveglio di Crotone. No, per un risveglio. Va bene così? Sì, diciamo così, per un risveglio di Crotone, però in realtà nemmeno perché Crotone è sveglio, non è che è morto completamente sveglio, sono morto. No, in coma farmacologico. No, non vorrei entrare. Lo dobbiamo richiamare alla vita. No, a me non mi interessa entrare in questo. Lo stiamo richiamando alla vita. A me va bene. Che mi interessa esprimere. Arte. Arte. Poesia. Territorio. Amore. No, sì, anche, però è arte. Mestieri. Materie prime. Territorio, ambiente. Quindi, siccome oggi l'unica materia prima è la cultura, noi ci siamo buttati dentro, prendiamo questa materia prima che è abbondante e la edifichiamo. Benissimo. Questo è il concetto. Questo le fa onore. Grazie. Posso perché presentare dove c'è? Un po' di amici, prego, se no andiamo, sembrerebbe andiamo. Che è ciclopico e lo sono solamente io. No, andiamo. Questo cos'è, mi scusi? Ah, questo è molto interessante. Questa riguarda la città di Crotone. Sa che noi, come dire, la Madonna di Capocolonna è ormai, diciamo, è la nostra vita, la nostra storia, è la nostra tradizione. Ecco, tutto questo culto lo dobbiamo a San Francesco da Paola, che ha formato i minimi, il suo ordine, i quali hanno conservato per lungo tempo l'effigie di questa stupenda immagine. Quindi questa è la Madonna e questa è la cattedrale, dovrebbe essere. No, la Madonna poi è stata data al culto, no? E i crotonesi hanno, come dire, si sono educati, innamorati, insomma, persi per questa. Dove andrà alla fine questo? Quindi oggi che cade il settennale e il 50° anniversario di San Paolo, di San Francesco da Paola, patrone della Calabria, c'è questo incontro di preghiera in questo luogo, no? E quindi in mezzo c'è la chiesa. La Chiesa è lei è la madre colonna della Chiesa,
E San Francesco è in adorazione attraverso il suo, diciamo, il suo, in termini moderni, slogan, ma in realtà è la sua guida, la Caritas, no? Uh-huh. questa parola qui. Che andrà in cattedrale questa bella opera. Questo sarà fatto in bronzo e spero, insomma, che l'ubicazione finale, più o meno, sì, si dice, però questo non è compito mio, poi deciderà la cattedrale, insomma, nella figura di Don Ezio e degli altri, cosa faranno di questo lavoro. Bellissimo lavoro. Di salutarlo vicino alla nostra statua, che per grazie, me è un onore stare vicino a questa grazie. Statua. Io sono felicissima di essere entrata qui stasera e la ringrazio moltissimo per quello che lei sta facendo per Crotone, perché è la prima volta che si parla di Pitagora in senso vero, e pensare che questa è la città di Pitagora. Quindi io mi inchino a lei, prima a Pitagora e dopo a lei, perché veramente è stato in gamba, ha avuto un'idea straordinaria, diciamo che lasciamo perdere quello che vorremmo dire, va? Questo entusiasmo allora, lo distingue, e anche il colore del questo turchese, dica la verità, ha portato un po' di luce in questo grigio, questo turchese ci sta proprio. La ringrazio i telespettatori della vostra... Malgrado tutto. Prima di lasciarci, ricapitoliamo il tutto di questo bellissimo, come lo possiamo chiamare, non workshop. Negozio. Dica? Questo workshop. Allora, in questo workshop cosa si fa concretamente? Allora, riepiloghiamo per i nostri telespettatori. Si vende e si acquista cultura. Chi la vuole vendere e chi la vuole acquistare. E quindi noi vendiamo in piazza, siccome è una opportunità stare nel centro di Crotone, noi vendiamo e acquistiamo cultura, quindi tasse non se ne pagano, non dobbiamo lasciare scontrini, quindi chi vuole può entrare dentro e uscire dentro. L'unica tassa che chiediamo è la chiediamo per Crotone, per il territorio, ed è una tassa che non è fatta di cose, diciamo, tangibili, visibili, è solamente una tassa d'amore che dobbiamo dare a questa città, dobbiamo imparare ad amarla questa città. Bravo, io le ho fatti tanti elogi prima, ora li ho esauriti, non riesco più a dire niente, lei mi ha commossa per davvero. Grazie. Allora, ho una sorpresa per voi, gentili telespettatori, e vorremmo chiedere, abbiamo seguito per tanto tempo l'artista Gaspare da Brescia, che ha fatto per noi la statua di Pitagora, e quindi abbiamo seguito tutta questa vicenda, questa meravigliosa vicenda, e adesso lo chiamiamo telefonicamente per sapere a che punto sta questa meravigliosa opera d'arte. Pronto? Maestro Gaspare, mi sente? Ah sì, bene, chi parla? Sono Daniela, da Malgrado Tutto Crotone C'è. Ah, ciao Daniela, buonasera. Buonasera, come va? Bene, siamo sempre al lavoro cercando di combinare qualcosa. Senti, sei in viva voce e siamo in diretta con Malgrado Tutto. Buonasera a tutti, allora, chi ci ascolta? Buonasera, senti, ci consenti di parlarti un attimino e di chiederti a che punto sta la statua? Prego. Allora, vogliamo notizie su questa meravigliosa opera d'arte. Dove ti trovi? Come vanno le cose? La statua, come ben sai, o non so se... Io ho smantato lì tutto lo studio, diciamo, per l'esperienza che è stata molto bella, è finita perché non c'erano più le condizioni, diciamo, per continuare a Crotone. Quindi il processo è rimasto in piedi perché la statua è stata fatto il calco e poi portata a Napoli, dove tuttora è in silicone, e quindi, diciamo, per adesso c'è uno stand by, però la statua è stata salvata. Io ora sono impegnato, sempre per motivi di lavoro, in una bellissima località in Svizzera dove porterò parte del progetto pitagorico, però insomma la statua è ferma, il progetto principale, diciamo, no? Quello che ci siamo, diciamo, così impegnati tutti quanti, momentaneamente fermo, perché chi doveva sostenermi, non tanto solo da un punto di vista economico, ma anche, diciamo, culturale, cioè la provincia di Crotone praticamente ha fatto
niente, si è arenato praticamente, cioè, sia l'assessore Lentini sia altri, insomma, non ce l'hanno fatta più, malgrado tutto. Noi l'abbiamo seguito. Essere polemici, hanno, come capita in questo paese, ha fatto arenare tutto, insomma, non sono stati in grado culturalmente, prima ancora che economicamente, a portare avanti il progetto. Il progetto rimane qualcosa che va oltre il lavoro scultore e artistico. Siamo in grado noi da soli di risollevarci da questo pantano? La forma era proprio questa: collaborare, cooperare tutti quanti per cercare di, diciamo, produrre qualcosa. Purtroppo la politica, cioè, ormai non è che è assente, non è in grado più di rispondere a questa domanda di crescita. Gaspare, io voglio ricordare ai nostri telespettatori il nostro impegno nel seguirti in questo meraviglioso cammino, e l'abbiamo fatto con tutto il cuore, con tutto l'amore, perché avremmo voluto veramente che questa statua avesse tutto il riscontro che meritava, che merita. Guarda, ti do una data, Daniela. Dimmi. Alla fine del mese di gennaio avrò una mostra insieme al maestro Romeo, l'orafo, no? Sì. Che ha collaborato in parte anche in questa operazione. Faremo una mostra in Svizzera, a Davos, una località straordinaria, dove in quella data, proprio in quella data, c'è il convegno internazionale di tutti i capi di Stato del mondo e la più importante finanza mondiale. Sono delle persone molto, cioè molto interessate al mio lavoro, mi hanno invitato, e noi in questo momento mi trovo proprio a lavorare al progetto sempre pitagorico, a lavorare a delle opere che porteremo io e Romeo in Svizzera. Questo mi fa piacere, Gaspare, questo mi fa piacere per te, perché tu meriti tutto il successo, perché lo meriti davvero. Noi ti facciamo i migliori auguri con tutto il cuore, però siamo molto dispiaciuti, perché noi avremmo voluto che questo successo tu lo avessi avuto a Crotone, nella tua città e nella città pitagorica. Non è tutto perso, Daniela, eh? Sono però, sì, bisogna dire che i cittadini ti hanno accolto, i cittadini ti hanno apprezzato. Questo aspetto è stato l'aspetto più bello, ecco perché la città di Crotone e i suoi cittadini vanno rispettati, perché questi hanno dimostrato grande maturità, grande senso della bellezza, della partecipazione, quindi è onorevole, cioè, i cittadini hanno dimostrato veramente tanto e mi ha commosso anche la loro partecipazione, e questo mi ha gratificato di tutti gli altri aspetti, insomma, poco gradevoli. Questo bisogna dirlo, e quindi questa città in realtà va amata sempre, comunque, malgrado la presenza di una politica che non corrisponde alla maturità che hanno i cittadini. Quindi, malgrado tutto, Crotone c'è, noi ringraziamo ancora una volta i cittadini che ci hanno fiancheggiato in questa meravigliosa iniziativa, e vorrei farti una domanda così, noi non abbiamo preparazione, perché malgrado tutto Crotone c'è, rappresenta proprio questo, la spontaneità e la purezza, e tu lo sai, Gaspare, io vorrei chiederti a bruciapelo così, possono avere i nostri cittadini, possiamo avere ancora noi la parte bella di Crotone, la speranza di avere questa statua finita nella nostra città, sì o no? Io credo di sì, cioè, ci credo fermamente, e non è molto lontano il momento in cui possiamo discutere, possiamo ammirare il lavoro, non solo mio, il lavoro di tanta altra gente che intorno a questo progetto. Tu ci informerai? Lo sapremo noi? Sì, tanto non siamo fuggiaschi, insomma, saremo in contatto. Ti auguro tante cose belle e fai buon lavoro. Grazie, Gaspare, io auguro a te tanta felicità. Ci hanno ascoltato, arrivederci. Ciao, grazie Gaspare, ciao, buon lavoro. Dopo le dichiarazioni del maestro Gaspare da Brescia possiamo lasciarci provvisoriamente così, augurandoci che questa statua effettivamente possa tornare nella nostra città. Questa è una bellissima notizia, e malgrado tutto Crotone c'è.
Allora io faccio appello alla cittadinanza, ai cittadini crotonesi che sono i veri titolari di questo capolavoro che ha fatto il maestro Gaspare da Brescia, lui solo con le sue forze, con la sua capacità e soprattutto con le sue economie. Quindi per riscattare questa statua e per avere noi questo onore di vederla conclusa, quindi con un quintale e mezzo di bronzo, una tonnellata e mezzo di bronzo, è una bella cifra, caro maestro, noi intendiamo darle una mano. Io prima di tutto, infatti farò adesso, se i miei cameraman mi seguono, un gesto che debba essere di esempio per la nostra cittadinanza, perché è giusto che sia così, la città è nostra, siamo noi che l'amiamo davvero, non abbiamo altri fini se non quello del bello della nostra città. Io come prima, per prima, farò questo gesto e spero di essere imitata da molti. Qui c'è una bellissima, un bellissimo vaso, credo sia stato fatto anche dal maestro. Io butto le mie monete, ne bastano poche, con l'augurio che saranno tutti i cittadini crotonesi a venire ad onorare questa sua opera. Vi chiedo scusa se ho preso io questa iniziativa senza... partecipiamo tutti, anche il regista se vuole venire, i signori che sono qui in questo momento. Io li ho messo spicci perché ho voluto sentire il rumore. Con la monetazione. Potete mettere anche 2 euro, 1 euro, quello che volete. Mi fa piacere di farti conoscere Nassi. Nassi viene dall'Iraq. È un rifugiato politico, ma in realtà è un artista, è uno scultore, no? È da diversi mesi che lavora a fianco a me. Metta la sua monetina, così porterà fortuna a questa città. Sì. No, capisce poco, Nassi. You speak English? No. Nothing? Allora, niente, grazie, e mi sembra di buon augurio. È troppo poco. Molto intignio, no? E quindi, però voglio dire, adesso non vorrei essere enfatico, né tantomeno... come dicono, molto autoreferenziale. Non è solo la statua, lo ripeto, è un'esperienza unica per me e per la città di Crotone, rivedere di nuovo che c'è la possibilità di discutere di metallurgia e di lavoro. Lei pensa che molte delle mie capacità mi sono dovute anche con un rapporto che ho avuto con operai della Pertusola, con tecnici della Pertusola, con il maestro Romeo che è un grande orafo. Quindi stiamo parlando di lavoro, di risorse umane che sono ancora attive nella città di Crotone. Quindi non stiamo parlando così di un velletario uomo che si chiama Gaspare da Brescia che vorrebbe fare una statua a tutti i costi e la deve dare alla città solo perché lui si chiama Gaspare da Brescia. Non è questo. È il lavoro. Intanto lei sta dando un'identità a questa città, perché questa è la città di Pitagora e mancava la statua di Pitagora. Lei sta dando un'identità alla nostra città, le parlo col cuore perché noi amiamo questa città e tutto quello che facciamo è per la nostra città. Oggi è venuto un signore, no, di una certa età, di Messina, dico un nome per esattezza, mi diceva che quando era un ragazzo, il suo professore gli diceva, di Messina, diceva: guardi, guai a voi se scrivete Pitagora con la P minuscola. E poi gli faceva delle prove. Quando riuscivano in queste prove, per esempio il teorema di Pitagora realizzato, applicato a certe cose, poi diceva, bravissimo, e portava in classe i pasticcini, cioè festeggiare, perché era bellissimo. No? Allora, noi vorremmo festeggiare intorno a questa statua e a questo progetto una nuova opportunità. Festeggiare significa partecipare, no? Insieme a questo lavoro fatto non solo da me, lo dico di nuovo, ma con la persona di Nassi, di Alessandro, lo stesso avvocato Meo che in modo così squisito e semplice partecipa. Venga, venga avvocato, venga qui. E partecipa a questa azione. Quindi un appello, senza dubbio lo posso fare direttamente, quello che diciamo, al signor sindaco Peppino Vallone. Tutti quanti noi diciamo abbiamo attenzione perché ci rappresenta. È il primo cittadino. Allora io, caro Peppino, confidenzialmente, spero, insomma, conosco, apprezzo, insomma, l'impegno che hai in questa città, però l'appello lo faccio diretto e lo faccio direttamente a Peppino. Permetto, no? Che la nostra azione, Peppino,
è per aiutare te, per aiutare il tuo lavoro quotidiano, di uomo politico senz'altro impegnato in questa attività, però anche so, insomma, quanto ami questa città. Ne hai avuto esperienza già nel primo quinquennio, nella prima amministrazione. Adesso, diciamo, col consenso nuovo elettorale che hai ricevuto, un'altra ulteriore possibilità ti viene data di amministrare questa città. L'appello che ti faccio è questo, sereno e tranquillo, di partecipazione. Noi vorremmo con questa attività, non solo artistica e intellettuale, aiutarti insieme a progredire, a uscire da questa paura che avvolge questa città, senza usare né forme di calunnia e né forme di dissimulazione. Io e la mia organizzazione, io e i miei amici, tutti coloro che partecipano in questo progetto, vorrebbero solamente aiutarti a sostenerti in questa attività che hai scelto liberamente di fare. E quindi noi, nel senso della partecipazione, quella democratica, quella partecipativa, vogliamo venirti incontro. E l'unico modo per venirti incontro è quello di portare a termine questa azione, di fondere questa statua e simbolicamente regalartela, perché vorremmo regalare alla città di Crotone, al suo territorio, uno spunto, un'opportunità, una speranza che attraverso il lavoro possiamo riscattarci ogni giorno della nostra vita. Ti ringrazio, Peppino, e auguri. Grazie a te. Grazie a voi, grazie a voi, grazie a voi per tutto quello che ci regalate. La nostra trasmissione si chiama Malgrado tutto Crotone c'è. Noi siamo qui per questo, perché crediamo che Crotone ci sia e sono sicura che c'è. Abbiamo buttato una rete, come ho detto prima, e tireremo su tutto quello che di sommerso c'è nella nostra città, perché tutto il bello è ancora purtroppo sommerso. È una bellissima cittadina, c'è della bellissima gente. Io ieri, mentre facevamo delle riprese, ho dimenticato la mia borsa su una panchina e due ragazzini me la sono venuta a restituire. Li ringrazio, questo è un gesto commovente, perché non è semplice, non è facile per dei ragazzi disoccupati trovare una borsa. Non c'era niente dentro, ma loro non potevano saperlo. Quindi grazie, e grazie alla nostra città di nuovo. Noi l'amiamo questa città e porteremo a termine tutti i nostri progetti, così come sto facendo io con la nostra trasmissione. Anche la mia trasmissione è gratuita, lo dico adesso per la prima volta. Noi lo stiamo facendo esclusivamente perché lo crediamo con tutto il cuore, e non ha fini di lucro questa trasmissione. È bene che i nostri cittadini lo sappiano, perché è giusto che sappiano certe cose. È il nostro lavoro, ma questa trasmissione è dedicata ai crotonesi e alla città di Crotone. Grazie maestro Brescia. Ci rivedremo sempre finché questa statua non sarà ultimata. Invito di nuovo i nostri cittadini a venire a riempire questo magnifico vaso. Basta un euro, bastano due euro, anche 10, 15, 20, quanto ne volete. Questo vaso è qui a disposizione per questo, perché dobbiamo fondere questa meraviglia che il maestro ci vuole regalare. È della nostra città, ci appartiene, non ce la può togliere nessuno. Saremo noi a riscattarla, non abbiamo bisogno di nessuno. È vero? È vero, grazie a tutti cuore, e in ogni caso un saluto a tutti coloro che ci ascoltano, e un arrivederci a presto. Grazie maestro, buon lavoro. Prima di lasciarla, perché so che lei è stanco e si capisce anche dalla voce, è stata una mattina sofferta, perché siamo a 40 gradi sotto il sole, e quindi la capisco. Un'ultima cosa, io gliene ho già parlato, ho avuto l'ardire di mandarle un messaggio via Facebook, qualcosa di stupendo. Qualche mese fa è stato fatto da un nostro concittadino, un grande artista scultore, Gaspare da Brescia, che salutiamo caramente. Lui oggi non è potuto essere
essere qui, ha voluto regalare e voleva regalare alla città di Crotone la statua di Pitagora. Si tratta di un esemplare meraviglioso, alto 3 metri e qualcosa. Lui lo ha realizzato in argilla, noi con la nostra trasmissione l'abbiamo seguito passo passo fino alla conclusione, poi è stato colato in cera. Le promesse a lui fatte da parte della provincia sono risultate vane, l'amministrazione non ha contribuito alla realizzazione di questa statua, per cui è rimasta incompiuta, quindi allo stato c'era, occorrevano soltanto 70.000 euro per la colatura in bronzo e la città di Pitagora avrebbe avuto finalmente la sua identità, Pitagora, in tutto il suo splendore, in tutta la sua bellezza, anche come mezzo di attrazione, perché quello di cui noi parliamo è portare turisti e nuove persone nella nostra città. Quello poteva essere un mezzo di attrazione. Purtroppo non è stato così, la statua è stata portata via perché ha dovuto anche lasciare i locali in cui era ospitato. Io le ho chiesto aiuto perché non so più a chi chiederlo. Vorrei che ho chiesto aiuto ai nostri concittadini che sono venuti in massa e hanno contribuito e fatto sì che la statua si concludesse prima in argilla e poi in cera, che è il secondo processo, il terzo è quello in bronzo, dopodiché siamo fermi. Ho chiesto aiuto anche a lei, non so più a chi rivolgermi, se posso strapparle una promessa io me ne andrò felice e magari sarà lei che taglierà il nastro della nostra statua di Pitagora nella sua terza venuta. Allora, lei promesse non me ne sto, cioè in questo senso io prometto quello di cui posso essere certo, che attraverso l'impegno si possa avere concreta realizzazione. Io questo non lo so, io so semplicemente questo: molto spesso le comunità crescono anche attorno a simboli. Per farle un esempio, sono cresciuto prima a Genova e poi a Roma, e a Genova e a Roma ci sono dei simboli, e i simboli sono molto spesso delle opere appunto scultoree, oppure delle opere pittoriche, insomma, oppure delle opere architettoniche. Ci può essere, questa dovrà essere una scelta della comunità locale, e naturalmente tutti i mezzi leciti e democratici con cui la comunità locale potrà far sentire la sua volontà a chi di dovere saranno certamente fatti propri dal movimento. E io vi prometto certamente attenzione al problema. Noi adesso non abbiamo certamente il peso politico, perché queste sono cose che vengono decise dai ministeri, dall'ente regione, dall'ente provincia, e voi sapete che noi siamo semplicemente opposizione. Piuttosto che far promesse che poi potrei essere io il primo a disattendere, vi esorto, ecco, a controllare sempre di più quello che noi faremo e a invitarci sempre più spesso, quando sarà possibile, su questi territori, perché così, essendo sempre più frequenti le occasioni di confronto, sarà sempre più possibile noi farvi capire che cosa si stia facendo e voi farci comprendere quali siano le vostre aspettative, perché un vero sistema democratico è quello in cui non si erige un muro di gomma impenetrabile fra eletto ed elettore, ma piuttosto questo muro venga spazzato via. Questo mi sento di potervi... Avere la sua attenzione è il massimo della promessa che io mi sarei aspettata. Per la tua estate al mare, Atlantis Lido Balneare d'Acqua Park. Oilo! Abran passo al solterón che viene quebrando. E per matrimoni, compleanni ed eventi, sala ricevimenti Don Antonio con favolosa veranda panoramica. L'Atlantis è in via per Capocolonna numero 5 Crotone. Telefono 0962 25 921 oppure 329 29 60 777. Vi aspettiamo all'Atlantis.
Dove ci troviamo? Vuole dirlo ai nostri telespettatori? Sì, diciamo che ci troviamo in un angolo tradizionale della città di Crotone, che una volta era molto bella ed era molto emblematica. Qui ci troviamo di fronte alla struttura originaria dell'ospedale civile di Crotone, che era, voglio dire, per tanti anni ha rappresentato l'unico baluardo sanitario dell'intera provincia. Dopodiché non so chi ha avuto questa bellissima idea di volerlo trasformare in un teatro. Come idea poteva essere anche un'idea, voglio dire, normale, però dico, se pensiamo al risultato che abbiamo ottenuto oggi a distanza di tanti anni, io sono convintissimo che se avessimo lasciato l'ospedale così com'era lo avremmo recuperato nella sua interezza senza sconvolgere la struttura originaria, che era una struttura antica, era un vecchio monastero, e l'avremmo potuto utilizzare per un museo, l'avremmo potuto utilizzare per una sala riunione, per tantissimi usi, diciamo un luogo polifunzionale che poteva servire ovviamente all'intera città. L'idea invece di doverlo acquisire al patrimonio del comune per poi trasformarlo in teatro è stata un'idea che a qualcuno è sembrata geniale, però viva Dio, a oggi sono passati tantissimi anni e di questa struttura promessa, che è stata regolarmente appaltata e che doveva essere completata in pochissimo tempo, oggi ci ritroviamo di fronte a dichiarazioni da parte dell'amministrazione comunale che dicono ci vogliono ancora 6 milioni di euro per completare una struttura. Allora... Mi perdoni se la interrompo, giusto per farci capire dai nostri telespettatori. Allora, fermo restando che l'ospedale civile di cui lei sta parlando, vecchio, antico, era ormai un rudere e comunque anche pericoloso perché c'erano state delle segnalazioni di pericolosità, e comunque il teatro doveva rappresentare qualcosa di bello e più gratificante per una città che cresce, che migliora. Fermo restando questo, voglio dire, come mai questi lavori sono fermi? No, ma era qui che volevo arrivare. Dico, nel momento in cui si è maturata l'idea di volerlo trasformare in teatro, è stato fatto un regolare progetto, è stata fatta una normale gara d'appalto, chiaramente con i finanziamenti precostituiti, allora doveva essere completato. Ancora oggi io mi domando, pur avendo fatto l'amministratore sia pure per un brevissimo periodo, come mai questa struttura non è stata completata. Ebbene, gli amministratori di oggi dicono che occorrono ancora 6 milioni di euro per essere completato. Allora la domanda che mi pongo, non da tecnico ma da cittadino qualsiasi, io dico, nel momento in cui si appalta un'opera significa che il finanziamento per realizzare quell'opera c'è, e allora come mai non è stato completato? Evidentemente non si sa per virtù di chi e di che cosa questo teatro, che ripeto era stato già progettato, programmato e finanziato, evidentemente o lo vogliono raddoppiare o lo vogliono triplicare. Fatto sta che a distanza di tanti anni ci troviamo di fronte ad una struttura non completa, in attesa di finanziamenti che secondo me non arriveranno mai, perché ci sono delle priorità assolute, tipo quella delle strade, le calamità naturali, eccetera, la sanità. Quindi io penso che questo qua resterà, per quanto mi riguarda, non voglio fare la Cassandra di turno, ma dico che questa struttura sicuramente resterà un'incompiuta, così come resteranno incompiute tante opere nella città di Crotone. Ripeto, io non credo che ci siano le condizioni perché questo teatro possa avere la luce così come era stato promesso. Però credo che ci siano delle grosse responsabilità, perché ripeto, tecnicamente, se un'opera viene appaltata vuol dire che deve essere completata. Allora io vorrei andare alla ricerca, e qui dovrebbero intervenire gli organi di controllo, del perché questa opera non è stata completata e del perché oggi occorrono 6 milioni di euro aggiuntivi rispetto al finanziamento iniziale. Veramente una cosa inconcepibile. Io perché adesso ho fatto questa considerazione? Quando ho detto era meglio che rimaneva il vecchio ospedale. Quella struttura così com'era, è vero che era in parte pericolante, però si poteva ristrutturare così com'era. Non avremmo sottratto uno spazio enorme che sta sottraendo il raddoppio del teatro. Non avremmo rovinato questa piazza, avremmo sicuramente potuto realizzare un'opera pubblica notevole, anche perché dal momento in cui c'è il Teatro Apollo, che ha sempre funzionato bene e ha lavorato per tanti anni, non c'era questa impellenza e questa necessità rispetto a tante altre esigenze che questa città ha. Per cui io ritengo che purtroppo questo è l'andazzo della città di Crotone. Le opere vengono individuate, vengono progettate, vengono finanziate, però poi non si riesce mai ad andare a compimento. Vede, adesso per esempio il teatro è in queste condizioni. La Pinacoteca Comunale, l'ex Bastione Toledo, come le dicevo anche in un'altra puntata, era funzionante, fungeva da Pinacoteca, fungeva da sala assemblea, da sala riunioni, era un polo multifunzionale anche quello. Ebbene, io non so a chi è venuta questa geniale idea di togliere tutto. Le sedie erano buone, i pavimenti erano buoni, le pareti erano buone, hanno sconvolto tutto, è da anni che è chiuso.
Non so se c'è un contenzioso con la ditta, io so che con i vicini c'è un contenzioso perché hanno utilizzato dei mezzi meccanici che non dovevano usare e hanno creato anche problemi di pericolo per le case circostanti. E così tutto il resto, voglio dire, anche il castello, il bastione, il fossato del castello. Avevamo iniziato quando c'ero io assessore alla cultura e ho cercato di, come dire, di spingere affinché questi lavori venissero completati nel più breve tempo possibile. Da quando sono andato via io, questi lavori sono rimasti fermi così. Via discesa Bastione Castello, c'è un marciapiede da completare, la zona di fronte a Via Verdogna, anche quella è una zona che non è stata completata, ma potrei elencarne a dismisura. Oggi, stasera ci fermiamo, soffermiamo sul problema teatro, cerchiamo di analizzarlo per benino e vedere da quale parte stanno le competenze e le responsabilità. Per il momento ci fermiamo qui, avvocato, certo, perché sennò, certo, se vogliamo andare a spulciare tutto il disordine che c'è a Crotone, l'andazzo, staremo qua sotto la pioggia. È romantico stare sotto la pioggia, però io sono raffreddata, sono scesa con la febbre, per non tradire i nostri telespettatori che ci aspettano come ogni sabato alle 16. Lo so, però quello che voglio far emergere è che in questa città manca il controllo da parte dei cittadini, le opere pubbliche sono soldi di tutti. Allora cittadini, svegliatevi e controllate quello che avviene nella vostra città. In sintesi questo volevamo dire? Certo, questo vogliamo dire. Bene, da sotto la pioggia e da via, come si chiama questa via? Mi illumini. Via Azzaria Tedeschi, questa è la via principale. Azzaria Tedeschi, ci salutiamo, vi salutiamo con l'affetto di sempre. Arrivederci, alla prossima. Abbiamo detto tutto, ci incontreremo comunque anche in futuro, perché lei è il nostro sponsor e quindi ci incontreremo più spesso. Intanto io le auguro una felice estate. Soprattutto una estate positiva come la sogna lei e come giusto che sia, dal momento che un imprenditore che investe nella nostra città è un imprenditore maggiormente coraggioso e sappiamo bene il perché. Sì, vero, a Crotone non è facile fare attività imprenditoriale per via di tante cose che non mi sto qui a soffermare. Volevo aggiungere ancora che da quest'anno nella nostra struttura c'è anche una novità, anche se è stata in qualche modo sempre la passione che mi ha contraddistinto, e cioè la scuola subacquea. Quindi per chiunque eventualmente vorrebbe intraprendere un corso, un brevetto, fare prove gratuite anche di immersioni, e quindi anche nella riserva marina, può tranquillamente venirci a trovare, dove abbiamo uno staff valido di professionisti che possono iniziare a insegnare questa splendida attività di appunto visite guidate, immersioni, scuola subacquea all'interno dell'Atlantis. Benissimo, questa è una novità stupenda, sappiamo bene che la pesca subacquea è qualcosa di meraviglioso, sott'acqua c'è un altro mondo, c'è un'altra vita e ogni giorno è una scoperta in più. Grazie signor Bilirillo e mille auguri e felice estate, grazie davvero. Grazie, grazie a voi. Ebbene, io voglio fare un saluto particolare ai nostri artisti crotonesi, in particolar modo in questo luglio, in questo mese caldissimo di luglio, la signora Gabriella Frustaci, perché ultimamente è stata autrice di un'opera a mio avviso stupenda, molto elegante, veramente ve la vogliamo fare vedere, ai nostri telespettatori non facciamo mancare nulla. Un abbraccio carissimo al maestro Franco Giordano, Valeria Nicoletta l'abbiamo salutato prima, quindi un bacione a tutti e felice estate. Magari ci vediamo qui all'Atlantis.